nella città di Gaeta e sentiamo il commento del sindaco Cosimo Mitrano della città. Festa della comunità solidale denota un principio importante, l'unione fa la forza. In questo momento particolare di crisi tutto il terzo settore si mette insieme, tutte le comunità locali e quindi i sindaci si mettono insieme alla ASL, al terzo settore e organizzano un evento che vuole essere un laboratorio, punto di riferimento nel centro-sud dell'Italia. Sicuramente oggi sono presenti tutte le eccellenze a livello nazionale, un laboratorio su cui ragionare, su cui meditare e su cui lavorare insieme per far crescere il welfare e soprattutto per essere del sostegno a chi in questo momento ha sicuramente dei grandi bisogni. Lei ha dichiarato già in conferenza stampa che questo non è un festival della città, ma è solo la città si onora di ospitarlo, ma è un festival del distretto e di tutti i comuni del distretto. Assolutamente, questo è il festival del Golfo di Gaeta, di tutto il distretto sociosanitario e colgo l'occasione per ringraziare tutti i sindaci, la ASL, il terzo settore che hanno voluto fortemente condividere questo progetto che io oggi mi onoro di ospitare qui presso la città di Gaeta ed è un momento di inclusione, come dice proprio l'acronimo ALI, azione, lavoro, inclusione.
questo festival che va oltre le mie aspettative, devo dire. Il primo ringraziamento va a tutti i colleghi sindaci, dal sindaco di Formia, capofila del distretto, a tutti gli altri sindaci che compongono questo bellissimo distretto sociosanitario che ci vede sempre uniti e partecipi nelle varie iniziative delle politiche attive sociosanitarie, la ASLA, il terzo settore, un saluto particolare a Fronzuto che oggi non sta neanche purtroppo tanto bene, mi auguro che veramente ritorni al più presto in mezzo a noi.